Ciao a tutti e welcome back to Learn Quick Italian. We are going straight away to see how to welcome the guests at the hotel or at your resort in a nice and polite way. Benvenuti, so welcome, benvenuti, buongiorno, buonasera, good morning, good evening. Io sono Valentina, sono la receptionist. Thank you to have chosen our resort. Grazie per aver scelto il nostro resort. Oh, grazie per aver scelto il nostro hotel. Oh, it's a pleasure to have you here. È piacere averla qui. If it's two people or more, è un piacere avervi qui. Oppure, it's a pleasure to meet you after we already in touch by email or by phone, so we can say è un piacere conoscerla o conoscervi. And if you want to say it's a pleasure to meet you in person, you can say è un piacere conoscerla di persona. Io sono, il mio cognome è Valentina, io sono Valentina e sono the title of what you do, like for example la vostra guest relation o you don't say nothing, non dire niente. And you want to wish, I mean, I'm caring of you during your holiday, durante la vostra vacanza. Sarò a vostra disposizione, at your disposal, in ogni momento, in every moment, so durante la vostra vacanza sarò a disposizione in ogni momento. Sarò a vostra, at yours. In case this is for more than one person, people, then if you want to say to one person, we will say durante la sua vacanza sarò, sono, rimango, you choose which one you want, sono a tua, a sua, because we give she in a formal way, sono a sua disposizione in ogni momento. Our new part that is welcome to the second part about hospitality, how to talk with Italian guests in right away. What we are going to say, sarò a vostra disposizione durante la vostra vacanza, durante il vostro soggiorno, benvenuti, piacere, io sono, mi chiamo. You would like to ask, how was the travel? Come è andato il viaggio? How was the trip, the journey to come here? Come è andato il viaggio? They could answer, oh bene, so it's a positive answer and you can say, mi fa piacere, bene, or if it's negative answer, you can say, mi dispiace. You want to help with the bags? Handbag è la borsa and backpack is lo zaino. So, posso aiutarla con la borsa o con le borse, if it's plural. Posso aiutarla con lo zaino? Baggage, we said la valigia. Una valigia, le valigie due. Posso aiutarla con le valigie? Posso aiutarla con la valigia? Prego, per favore, per cortesia, is please, ok? Please, please. Per favore, prego, andiamo insieme verso la reception. Please, let's go to the reception together. Andiamo insieme verso l'ascensore, the elevator. È la prima volta qui alle Maldive. Is the first time here to Maldives? È la prima volta qui. Yes, oh, bene. Le piacerà di sicuro. For sure, you will love it. Prego, you want to give a welcome drink? Please, the welcome drink for you. Prego, il drink di benvenuto per voi. This is the easiest and simplest way to give something to someone. So, per voi. Prego, il drink di benvenuto per voi. Oppure, prego, prendete, take. Prendete il drink di benvenuto. You want to say to show this way? Please show, otherwise the guest doesn't know where to go. And you can say, da questa parte, per favore, this way, please, like this, otherwise the guests will come directly to you or you will look where, go away. Then you would like to ask, would you like to have a seat? Vuole accomodarsi? If it's one person, two or more, volete accomodarvi? So with the, after the discussion, we decided this is the better way to ask if they want to sit, because if you want to say, please, have a seat, you don't give any choice to the guest, or maybe it's sit all day and he doesn't want, so we give a choice. So, vuole accomodarsi? O volete accomodarvi? Oppure, we say, prego, si accomodi, please have a seat. O prego, accomodatevi.
Allora, conferma della prenotazione. We confirm the booking. Avete prenotato numero di notti. For example, have you booked 10 nights? Avete prenotato 10 notti. Il servizio scelto è solo colazione, il servizio solo mezza pensione, il servizio pensione completa. Oppure avete prenotato 10 notti solo colazione, it's you booked 10 nights, just breakfast. Il servizio scelto means the service you have chosen. Otherwise, you can say, just avete prenotato 10 notti. Solo colazione, oppure mezza pensione o pensione completa. Quindi just breakfast is solo colazione. Half board is mezza pensione. Full board è pensione completa. Bevande incluse, bevande escluse. Drinks included, incluse. Drinks excluded, escluse le bevande. Oh, you want to celebrate? Let's have party, so we need to ask if we have something to celebrate. Do you have any special event to celebrate? So, avete qualche evento speciale da festeggiare? You choose what is better for you, festeggiare o celebrare. The meaning is the same, depends on what you want to remember. So, avete qualche evento da festeggiare, da celebrare? Evento speciale, special events. Oh, it's important to know if they have, do you have any allergies? Avete qualche allergia? Avete esodo scurale, ok? So if you want to know when, what to say, if you want to say you have, as she in formal way, look at the present verb to have. Ha qualche allergia. We are going to show the hotel, the resort. And resort c'è. In the resort there is, singular plurale, ok? Singular is c'è, there is. You want to say there isn't, you just put non. In front of c'è, so non c'è. You want to say there are, ci sono. You want to say there aren't, then is non ci sono. In this case, nel resort c'è il centro immersioni, the dive center, la spa, la palestra. What's la palestra? Gym. Il kids club. You can say kids club, international now. Il campo da tennis, tennis court. The doctor, il dottore, la clinica, the clinic, la clinica. The pool, la piscina. The pool bar, il bar della piscina. Water sports, gli sport d'acqua o sport acquatici. You want to say there are, for example, there are three restaurants. So ci sono tre ristoranti. You want to say uno italiano, one is Italian, one is Japanese and one is on buffet. Ci sono tre ristoranti, uno italiano, uno giapponese e uno a buffet. You want to ask if they would like to book a restaurant for tonight? You just ask. Volete, but the nice way is vorreste. It's would you like, it's not you want like volete. It's would you like, vorreste. Prenotare, prenotare is the verb to book il, the restaurant, il ristorante for tonight, per stasera. Stasera is tonight. Sera is evening. This evening is questa sera o short stasera. Vorreste prenotare il ristorante per stasera? Would you like to do the restaurant for tonight? Sì, ok. Bene. Where do you prefer to have dinner? Ok? Have dinner is verbo cenare. E dove preferite cenare? Where do you prefer to have dinner? Dove preferite cenare? Dove preferite cenare? Ah, al ristorante giapponese. Perfetto! Ottimo! Va bene. I book immediately a table for you. Prenoto subito il tavolo per voi. Prenoto subito il tavolo per voi. Pranzare, cenare, fare colazione. So, dove preferite cenare? We say to have dinner, but to have lunch. Dove preferite pranzare? O to have dinner, breakfast, we say fare colazione. Volete, vorreste pranzare al ristorante giapponese domani? Offerta, proposta, it's a proposal. Vorreste pranzare al ristorante giapponese domani? Do you like to drink something? Vorrebbe bere qualcosa? Vorrebbe bere qualcosa al pool bar oggi pomeriggio?
question doing what, where and when. Quindi vorrebbe bere qualcosa, where, dove, al pool bar, when, quando, oggi pomeriggio. You want to ask general things, cosa vorreste fare domani mattina? What would you like to do tomorrow morning? Non lo so, dipende dal tempo. What that means, non lo so. Lo so, I know. Non lo so, I don't know. Dipende, depends. Ok, for today's everything about the check-in. Thank you for watching. This is the first things about arrival and talking with guests today. Ciao a tutti. See you to the next video. Next video we will talk about checkout. I wish you a very nice day. Ciao.